Buongiorno e bentrovati a tutti voi per questa nuova intervista. Quest'oggi in studio abbiamo Don Gigetto De Bortoli, buongiorno, buongiorno, Don Gigetto, buongiorno a tutti gli ascoltatori, che è qui in quanto presidente della Fondazione Progetto Uomo, fondazione che ha organizzato un appuntamento, un convegno sul problema dell'inquinamento elettromagnetico. Ma do subito la parola a Don Gigetto che ci spiega di cosa si tratta. Questo appuntamento sull'inquinamento elettromagnetico avrà luogo domani all'Hotel Benito di Ponte alle Alpi che ha una sala proprio per questa ed è organizzato dalle 16.30 in poi anche con un piccolo dono poi che ci protegge dai cellulari per esempio una delle fonti dell'inquinamento elettromagnetico molto potente e l'incontro viene fatto per sensibilizzare la popolazione a questo tipo di difficoltà provenienti alla vita da un elemento ignoto, appunto le onde elettromagnetiche, che sono diffusissime da quando utilizziamo tutte le apparecchiature che sono fornite di elettricità. Diciamo che l'incontro è aperto a tutti. L'incontro è aperto veramente a tutti e possiamo avere l'onore di avere tra noi che farà la relazione principale da uno dei principali. Eh, interpreti di questa nuova scienza, di questa nuova disciplina eh, conosciuto in tutto il mondo che si chiama Fiorenzo Marinelli. Quindi appuntamento eh, domani 30 settembre, 30 ottobre, eh, scusate eh. certo certo eh, certo certo 30 ottobre alle 16.30 all'hotel Benito da... di Pian di Vedoia. Di Pian, di Alpi. Di Pian di Vedoia. Eh, puoi anticiparci, Don Gigetto, alcuni contenuti e i protagonisti eh, di questo incontro? Sì, allora eh, presenterò io all'inizio del motivo. Il motivo per cui io mi sono interessato a questa faccenda è intanto un motivo personale. Io sono stato preso colpito dalla borrelia e nessuno mi aveva diagnosticato questo quando sono andato a farmi una visita da queste nuove apparecchiature e esattamente i miei organi che erano stati toccati sono venuti fuori su un riquadro tutti e ho fatto la terapia che significa prendere l'elettromagnetismo, le onde, le frequenze biologiche che ha eh, il tessuto della borrelia cambiato con altre vibrazioni, tanto per spiegarci, con altre onde e in definitiva sono stato rapidamente liberato. Ma il motivo è che tutto il mio apparato si era davvero eh, reso più fragile, più debole, perché ero inquinato da questo batterio che è nocivo. Riconoscerlo è sempre un po' difficile, naturalmente bisogna fare analisi specializzate. Con alcuni mesi di terapia che ho fatto con una variazione elettromagnetica dentro di me, che si chiama biorisonanza, in pratica sono ritornato a essere efficiente come era prima. Ecco, noi abbiamo molte cose invisibili che ci toccano e ci colpiscono dentro, che vengono anche dal centro della Terra. Il personaggio che noi incontreremo eh, domani ed è Fiorenzo Marinelli, è un ricercatore eh, conosciuto un po' in tutto il mondo che ha dedicato la sua vita come biologo a studiare le cellule. A cominciare per esempio dalle cellule degli astronauti fuori del, dell'atmosfera nostra per vedere che tipo di cose facessero. Da medico biologo ha scoperto che molte cose che capitano nelle nostre cellule sono collegate alla ionizzazione delle cellule: perché la cellula ha, ha, ha l'acqua dentro e ha un ione positivo e un ione negativo. Tutti gli influssi elettromagnetici vanno a toccare l'organismo in questo senso. Ci sarà poi un altro eh, relatore che mh, viene a parlare soprattutto con l'esperienza ed è la Monia che è titolare di un'azienda bellunese che costruisce delle um, apparecchiature, costruisce delle, delle difese per cui ad esempio noi vorremmo che eh, l'albergo dove mh, abitiamo sia difeso dalle onde elettromagnetiche. Abbiamo di fronte la, la centrale di... Sovergiane proprio di fronte, e questo è uno degli elementi. Nel comune di Ponte delle Alpi si è parlato molto dell'influsso elettromagnetico. Poi abbiamo poi un insegnante universitario che, nella terza età, Lino Sartori, ha voluto dedicarsi a questo perché, con una certa età, lui vorrebbe essere utile con i trattamenti di biorisonanza per le persone anziane, cioè utilizzare delle radiazioni positive, chiamiamole così, per rinforzare la salute che collabora all'organizzazione dell'incontro c'è anche il comune di Ponte nelle Alpi, sì. in cui il problema eh, dell'inquinamento elettromagnetico è un problema da tempo sentito e dibattuto, proprio perché anche per la sua posizione Ponte nelle Alpi è attraversato da tante linee elettriche e il tema è stato e certamente è ancora all'ordine del giorno. Un tema peraltro anche molto dibattuto. È molto contrastato, perché da chi eh, sottolinea anche evidenze scientifiche che testimoniano l'inquinamento elettromagnetico: c'è cioè chi dice: in realtà eh, non sono prove incontrovertibili, in realtà non c'è sicurezza, bisogna essere attenti e prudenti eh, in questo campo e allora c'è chi dice il principio di cautela applichiamolo e chi dice ma non si può neanche ricorrere sempre e soltanto al principio di cautela bisogna avere delle prove il dibattito è aperto io sono stato il primo perplesso a utilizzare queste cose qua credo che anche come giornalista non sono l'ultimo arrivato quindi ho voluto proprio sincerarmi del perché e del per come ci sono queste nuove proposte. Anzitutto la mia risposta è stata questa: ci sono tantissime informazioni che riguardano il mondo cellulare di cui siamo formati, il mondo atomico e perfino il mondo subatomico. Molte informazioni che vengono dalla fisica, la quale ha trovato degli strumenti nuovi che la medicina ancora non ha. E questo vuol dire che in pratica la fisica è riuscita a misurare, per esempio, tutte le frequenze dei nostri organi interni. È riuscito a cogliere le radiazioni che vengono dal centro della Terra. Ci sono sperimentazioni, grazie all'aiuto di questi strumenti che colgono i movimenti, le onde elettromagnetiche, degli interventi pubblici. Ufficiali come in Germania, come in Austria, in particolare, in cui si sono resi conto che alcune situazioni di malessere personale provenivano da fonti di inquinamento che erano assolutamente invisibili. Noi parliamo tutti sulle scuole e cerchiamo che non ci sia il radom che viene su dal centro della Terra, ma ce ne sono altre cose di questo genere. Per esempio, un piccolo elenco. Ci sono stati ansiosi manifestazioni cutanee che vengono dalla geopatia e cioè da tutta una serie di frequenze radio che salgono non soltanto dalla terra ma vengono anche dall'atmosfera. Allora tutti noi quando noi siamo esposti al sole vediamo che la pelle cambia colore, si rossa. Quelle sono onde, i fotoni che arrivano, onde elettromagnetiche precise che alterano il tessuto nostro cellulare. Quindi la fisica ha portato nuove conoscenze che stentano ad entrare, ma tutti noi conosciamo che i trattamenti anche sanitari sono fatti con trattamenti radiologici. O oh, sia chiaro che questo non contraddice nulla gli strumenti della medicina, della sanità. Si mette in eh, complementarietà, aggiunge qualche cosa. Certo è che il medico che mi ha visto... Con la mia schiena malata per questa infezione. Poi c'è un altro aspetto. È rimasto molto sorpreso della mia guarigione. Ma ho visto per esempio che con i trattamenti della eh, biorisonanza ai ragazzi che ho in comunità che sono colpiti da molte infezioni, intanto l'accertarlo e fare i trattamenti che non sono invasivi, c'è stato un miglioramento. Un tema certamente complesso articolato. E che però anche riguarda tendenzialmente un po' tutte le persone. Un tema che potrà essere meglio approfondito eh, partecipando a questo appuntamento di domani all'Hotel Benito. Dalle 16.30 l'ingresso è libero. Allora ringraziamo Don Gigetto De Bortoli. Grazie per a voi averci... dell'ascolto e buona giornata a tutti. Per averci indicato questa opportunità di conoscenza, di approfondimento e gli auguriamo che possa andare nel modo migliore possibile. Grazie, 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 a, tutte. grazie a tutti. Buona giornata.